Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. La sera del 13 marzo 2013 fu certo il momento di massima esposizione mediatica per Jean-Louis Turan. Toccò a lui, in qualità di cardinale protodiacono, annunciare al mondo l'elezione di Papa Bergoglio. Non si tirò indietro, nonostante il morbo di Parkinson stesse già lacerando il suo fisico. Sempre a Turan spettò, pochi giorni dopo, l'imposizione del pallio sulle spalle del nuovo pontefice. E oggi Francesco era lì, nella Basilica di San Pietro, al cospetto della bara di quest'uomo chiamato a Roma dalla Francia a portare la voce della Santa Sede nel dialogo con le nazioni e con le diverse fedi. Dal 1989 al 2003 alla Segreteria Vaticana per i rapporti con gli Stati, prima come vice dei cardinali Silvestrini e Sodano, poi come titolare per volontà di Giovanni Paolo II. Nella Cuba dei Castro e nella Serbia di Milosevic le missioni tra le più delicate, ma soprattutto nel 2003 fu netto nel manifestare la contrarietà del Papa all'aggressione americana dell'Iraq, evidenziando le potenzialità destabilizzanti per l'area mediorientale. Soleva dire che il buon diplomatico è quello che sa tacere in parecchie lingue, ma al di là della battuta rimarcava la necessità di avere il coraggio di chiamare con il proprio nome atti di violenza e oppressione, di riconoscere all'avversario parte della verità, di tenere sempre aperta la porta del dialogo. Un'apertura all'altro, nella chiarezza dell'identità, che manifestò anche da presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ruolo a cui lo chiamò nel giugno del 2007 Benedetto XVI, e in cui Francesco lo mantenne, affidandogli la particolare cura delle relazioni col mondo islamico. Ed esponenti delle comunità musulmane hanno pure presenziato oggi ai funerali del Cardinal Turan, che portò avanti il suo ministero con uno spirito ben chiaro, come diceva qualche anno fa ai nostri microfoni. A servire la Chiesa e a non servirsi della Chiesa, secondo me, è la più bella cosa per un sacerdote.